prossimo premio passiamo a Eccellenza dell'anno Insurance, tutela legale. Il premio va a DAS per confermarsi per l'ottavo anno consecutivo leader indiscusso nella difesa legale, per la capacità di individuare sempre nuovi servizi e soluzioni atte a rispondere all'esigenza della clientela, come la creazione di uno sportello legale gratuito a supporto delle imprese per affrontare l'emergenza Covid-19. Io saluto e ringrazio per essere con noi Roberto Grasso, direttore generale DAS. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Prima, grazie. Ci mancherebbe, grazie a lei. Prima la domanda di rito, che poi è semplicemente un commento a questo premio. Siamo molto contenti perché abbiamo creduto all'inizio proprio della pandemia di mettere a disposizione di tutti, diciamo, le imprese italiane, ai professionisti, un servizio che DAS già offre alle sue aziende clienti, che è il servizio di consulenza legale telefonica. E per cui siamo contenti di questo premio, perché pensiamo di aver fatto qualcosa di buono. I riscontri sono stati molto importanti. Era un momento di grande confusione dove le aziende non sapevano cosa fare, e per cui gli abbiamo dato una mano. Per cui io ringrazio anche gli avvocati del network e anche del nostro partner nell'operazione, che è Force Legal, per aver comunque creduto in questo progetto e di aver dato comunque ai clienti finali un servizio, certo, di assoluta eccellenza. Ecco, le esigenze della clientela abbiamo letto nella motivazione, lei già me lo ha accennato, però insomma è chiaro che parlando di abitudini che si sono modificate nel periodo del lockdown, dobbiamo pensare che anche le esigenze si siano evolute e modificate. In che modo, secondo lei, e soprattutto come fare sempre a essere al passo? Una domanda un po' retorica, però, che si aggiunge a quello che già, certo, lei mi sta dicendo, però ecco, retorica ma importante, no? Allora, noi siamo una compagnia di servizio, perché diciamo che pagare con le parcelle dell'avvocato è l'ultimo dei nostri problemi. Noi dobbiamo cercare di accompagnare il cliente nel cercare di trovare, ecco, il giusto compromesso in un momento del bisogno. È chiaro che in questo momento per le imprese, che sono comunque in sofferenza sia dal punto di vista economico ma anche organizzativo, ecco, per cui bisogna trovare tutte quelle soluzioni, e noi stiamo creando dei prodotti ad hoc, dei servizi ad hoc, ecco, per dargli una mano, ecco, uscire nel meglio in questa terza fase, che comunque è una sfida importantissima. Certo. Ed essendo partner, di vita delle imprese, anche per noi è una grande sfida quello di dargli tutti gli strumenti che possono, ecco, servire nella vita di tutti i giorni. Ecco, avere... Sì, prego. Prego. No, devo dire che i temi dei contenziosi, come si sa, nei momenti di crisi diventano sempre più, ecco, li più aspri, no? Perché in questo momento c'è un tema di contratti inadempiuti, c'è un tema di fatture insolute, c'è un tema di litigiosità, no? E di conseguenza oggi dobbiamo trovare tutte quelle forme di gestione stragiudiziale, di mediazione, che daranno una mano alle imprese anche a trovare delle soluzioni, ecco, veloci ed efficaci. Va bene, insomma, sì, l'importante è avere a disposizione più strumenti per andare ad abbracciare le diverse richieste, no, della clientela. Questo è un po' assolutamente il segreto per abbracciare le nuove sfide che volenti o nolenti ci troviamo a dover affrontare. Esatto. Va bene. Io dico sempre, sì, che in ogni crisi ci sono delle opportunità. Certo. Noi abbiamo una rete di vendita molto forte, ecco, di cui ringrazio, perché non hanno mai smesso di credere in noi e nelle possibilità, e di conseguenza questa è la nostra forza, di poter attraverso loro arrivare al cliente finale, che è il cliente che ha bisogno di soluzioni. Va bene, direi che il cerchio si è chiuso, insomma, con questo ragionamento, poi si riaprirà con tante altre situazioni che magari affronteremo insieme prossimamente. Io intanto la ringrazio, Roberto Grasso, direttore generale DAS, complimenti per il premio a tutti voi. Grazie, è stato un grazie, piacere. Grazie, buona anche serata, per me. Buona serata a lei, e noi quindi continuiamo, andiamo a vedere il prossimo premio.